in macchina. Poi prendiamo lievito e acqua. Lievito e acqua. Pesiamo il nostro lievito e lo andiamo a mettere in macchina. Quanto lievito mettete voi per la tonda, per la teglia romana? Quanto ne usate? Perché processo, tra l'altro, perché poi non è tanto la quantità di lievito, ma è il processo che poi mettete in atto che è importante. Andiamo a mettere in macchina nella farina il nostro lievito. Andiamo a pesare l'acqua. Quindi la nostra acqua. Tanta, bene, facciamo partire la macchina e andiamo a inserire la prima parte di acqua. Ok, e facciamo lavorare con pazienza. Tagliata taligno, no, teglia romana e pala, domani abbiamo qui Renato per un corso appunto di teglia e pala, quindi impasto per teglia e pala. Uno e due. Buongiorno Umberto, buongiorno Marcello, no, non sono un maestro Marcello, ti ringrazio, ma non chiamatemi maestro, perché lo dico sempre, i maestri in questo campo, si abusa in questo campo della parola di maestro. Io ogni volta che sento dare del maestro a gente che sostanzialmente è un analfabeta funzionale, mi viene male, quindi io assolutamente non voglio essere chiamato maestro, ma capisco e grazie per la stima e per il rispetto. Laura Pappacoda, buongiorno, che impastatrice sto usando e che capienza la ciotola? Questo negli anni da 6 kg ha una capienza massima appunto di 6 kg. Elia, buongiorno Giovanni, appena ripescato la madre solida ho provato a tenerla come la tieni tu e non nel contenitore stretto e alto. Molto più comodo, sì, è molto comodo. Qualche domanda? Qualcuno che vuol partecipare su Instagram con me? Axel, acqua di Montorfano maggiore di acqua di Napoli. Eh sì, qua ragazzi abbiamo solo l'acqua di Montorfano, è un casino, eh. Buongiorno Giovanni, come hai fatto? Gli anni con griglia protezione alzate e gira. Ragazzi, in questa macchina ho tolto la sicura, perché per farvi video, soprattutto per i corsi, è molto più comodo, ma è una cosa che non dovete fare, non togliete mai la sicura alle vostre strumentazioni, capito? Mi raccomandi. Ciao Leonardo. Bene, se impegni di lavoro vuol dire che va bene. Andiamo avanti. Intanto iniziamo a prepararci il sale. Ora.
Mi raccomando, non abbiate fretta a formare il primo glutine, è importante. Formatelo come si deve. Quanti RPM sono? Boh. Chi lo sa? Prima velocità. Poi dipende dalle macchine. Indicativamente la prima fase fatela, dipende anche dalle vostre macchine, se avete un variatore, se avete una macchina con prima e seconda, ma diciamo dai 90 ai 130, qualcosa di simile. Ciao Fabio. E adesso lavoriamo bene sulla nostra pasta. Ciao Giova, come va? Abbiamo bisogno di un piacere, stiamo cercando un aiuto pizzolo da De Betta Valenza, ma è dura molto dura. Cazzo Angelo, non so, io ragazzi non so più cosa fare, purtroppo di queste cose ne parliamo tutti i momenti e ciao, parliamone di faccia. Che bello che sono, mi sono anche tagliato i capelli stamattina. Allora, ne ho parlato forse anche l'altra volta, ma è un problema sta storia degli operatori nel campo ristorazione. Angelo, mandami un messaggio privato, mandami una mail col testo dell'annuncio e lo metto sui social, lo mando ai miei contatti e proviamo a cercare qualcuno. Locale dove ho fatto anche una consulenza, non riesce a trovare pizzoli in nessun modo. Non so cosa fare, non so più come aiutarvi perché non ci sono persone che vogliono lavorare in questo campo. Buongiorno, prendo la palla al balzo. Che contratto nazionale viene applicato ai pizzaioli? Io non lo so, Enrico, dovrei vedere bene esattamente qual è. Purtroppo è un grosso problema, ne abbiamo parlato anche nell'altra live. E ripeto, mi raccomando, dovete affrontare le cose con razionalità. Perché se affrontiamo la cosa sempre dal punto di vista, ma i ristoratori non pagano le paghe da fame, 90 ore alla settimana, non capite il problema. Perché, ve lo dico, io lavoro solo con clienti di un certo tipo, cioè con locali che funzionano, con persone serie, nessuno schiavizza nessuno. Quindi, se fosse vera la cosa ma non vengo perché mi schiavizzi, i miei clienti non dovrebbero avere problemi, dovrebbero essere pieni di persone. E invece hanno gli stessi identici problemi, identici. E non è un problema solo italiano, è un problema di tutta l'Europa quantomeno, perché i miei clienti francesi sono messi allo stesso modo, perché i miei clienti tedeschi sono messi allo stesso modo, tutti messi nello stesso modo. Quindi è proprio un cambiamento sociale globale per quanto riguarda il modo di intendere la vita delle persone, ragazzi. Per le persone, un certo tipo, soprattutto giovani, per le persone, soprattutto giovani, un certo tipo di vita non viene più considerato degno di essere vissuto. Basta. Cioè, un certo tipo di vita in cui, diciamo, parte di sacrificio e di lavoro è prioritario, non è più apprezzato come meritevole, degno, via dicendo. È così, punto. Cioè, non è che c'è tanto da menare. È così. Soprattutto perché evidentemente c'è una seconda possibilità. Perché se non sapessi come mangiare domani, riffo di raffa, devi lavorare.
evidentemente ci si può permettere questa filosofia della vita, perché hai alternative, mangi lo stesso. Sono gli orari, esci di casa alle 8, ritorni alle 24. Novellino.carne, non dire stronzate, non è vero. Basta con questa storia che in tutta la ristorazione si lavora 100 ore alla settimana. Non è vero. A Tigni hanno un orario di lavoro di 7 ore al giorno. 7 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. Non trovano nessuno. Quindi, raga, è così. Ragazzi, ho clienti che mi hanno riportato che ci sono... che hanno avuto ragazzi di 19 anni che gli hanno detto che io gli dava 1600 euro al mese o non andavano a lavorare a fare il cameriere a 19 anni. Che cazzo. Si è completamente sfasato il concetto di lavoro, sacrificio, è completamente sfasato. Perché, ripeto, io posso permettermi di parlare in un ambiente di persone oneste. Quindi nessun tipo di schiavismo, nessun tipo di approfittamento, eccetera, eccetera. Ed è la stessa identica cosa, semplicemente alcune cose non sono più reputate degne di essere fatte. Basta. Poi lasciamo anche perdere ragione o torto. Questo è il fatto. Questo è il fatto. Così è. Ciao Giova, lo chiedo sperando di non farti arrabbiare, ma non ho trovato una risposta sensata. Chi afferma che facendo girare la farina in vasca questa si ossigena, cosa sta dicendo esattamente? E no ragazzi, però è come se chiedeste a me cosa intende un terrapiattista quando dice cose. Io che cazzo ne so? Non lo so, perché poi si può dire qualsiasi stupidata. È come quando si chiede ai non religiosi di dimostrare la non esistenza di Dio. No, e chi dice che esiste che deve dimostrarlo? Perché se no è l'inversione della prova e della dimostrazione. Quindi chi dice che girando in vasca la farina si ossigena? Io non lo so. Secondo me magari pensano che, visto che pensano che nel sacco è tutta una addosso all'altra, se la metti nella vasca e la muovi entra aria, ma non lo so, ma ovviamente sono stronzati. Non si ossigena proprio niente, figli miei. Cosa ho detto, ossigenare? Tra l'altro non serve far girare la farina a vuoto, se anche vuoi ossigenare, non serve farla girare a vuoto, gira per un quarto d'ora, se anche dovete prendere ossigeno, e per carità l'inglobamento dell'ossigeno può essere utile, ma quando inserite l'acqua, perché ovviamente va a creare la struttura che serve durante l'impastamento e va bene, ma lo fate mentre impastate, capito? Quindi cioè, quella fase iniziale fa girare a vuoto perché si ossigena, osserva niente. La farina con l'acqua gira già abbastanza quando lavora. Grazie mille Giova, gentilissimo come sempre, appena riesco ti mando il tutto, ti faccio contattare da Max, grazie ancora e buona giornata. Angelo, scrivi, quello che posso fare lo faccio volentieri, non mi costa niente, comunque mi costa pochissimo lavoro, lo faccio volentieri. Proviamo a vedere se succede qualcosa. Gian Edoardo, 60 RPM con Summix, sento un rumore periodico sibilante, un problema di ingranaggio e risonanza della vasca, lo fa solo a quella velocità. Gian Edoardo, io che cacchio ne so, devi chiedere a Summix, non saprei. Certo, è tutto metallo, ingranaggio, quindi va a sapere, parte qualche rumorino, ci sta. Boh. E si riscalda. Ciao Giove, in media tutte pizze di giorno, mangia un consulente, saluti. Ragazzi, adesso visto che vendiamo una marea di corsi online, ho meno tempo per quelli in laboratorio, però in media almeno 2-3 corsi in laboratorio a settimana li faccio sempre. Quindi diciamo che... quei giorni mangio la pizza, c'è il tetto di mangiarne poco ovviamente, perché se no ciao. Buongiorno Giova, se no direttamente con l'acqua ossigenata.
Sì, mettiamo direttamente la ossigenata, così se facciamo anche male all'impasto. È già pronta. E via. Buongiorno Giove, il malto ad elevato potere diastatico va messo in quantità ridotte rispetto al malto normale, ma no, sono proprio due cose diverse. Quindi il malto diastatico vi dà anche azione, effetti sulla parte fermentativa. Quello non diastatico no. Quindi lo usate proprio per due motivi diversi. Impizzato, minchia, questo pane. Ci stiamo lavorando molto, ci vuole tempo, dai. Intanto pigliatevi il corso di tonda romana che esce settimana prossima. Riparte praticamente per la prima volta sostanzialmente, perché ho sempre fatto i corsi di tonda romana, ma mai super ufficiali, diciamo. Parte il corso ufficiale di tonda romana. Tonda romana con impasto a mano, impasto in planetaria, impasto in spirale, impasto in braccia tuffanti. Processo diretto, processo con pulish, processo con biga solida. E più di così, biga Giorilli va bene per la pizza, oppure è preferibile fare un prefermento simile, dipende che tipo di pizza. Per teglie pala, sì? Per napoletana io la biga Giorilli non te la consiglio. Ah, hai comprato il corso di bucate? Cazzo, ma allora ragazzi, se comprate uno dei nostri corsi, non abbiate paura a scriverci in privato. Cioè, se dovete rompere il cazzo per le strozzate, no, ma è ovvio. Ma se avete una domanda pertinente che esula anche dalle cose spiegate nei corsi, scriveteci, ci fa molto piacere potervi aiutare. Quindi, Manu, potevi scrivermelo tranquillamente in mail che ti rispondevo, ti rispondo qui. Per il corso di bucate, per focaccia e vabbè. Basta che vai al Natura Sì, ti prendi il malto d'orzo in sciroppo ed è perfetto. Easy. In qualsiasi negozio bio, roba è così. Vai molto, molto easy. Prego, Novellino. Nuelino. Per un'impastatrice Eliani, quali farine sono più adatte? Ma che domanda è, Mari? Qualsiasi farina è adatta, siete voi che dovete saperle impastare. Poi per fare che cosa? Che domande fai? È la farina che è adatta al prodotto che devi fare. A quel punto l'impastatrice fa il lavoro di impastare. Una domanda pittoresca, non l'ho mai sentita questa. Ciao Mirkus. Ok, Manu DLR99. Io abito a Zurigo, verresti per una consulenza qui. Ma ragazzi, ho girato tutto il mondo per fare consulenze. Da Zurigo sono venuti tre proprietari di pizzeria settimana scorsa qui da me per fare il corso in Napoli. Ciao Mirko. Quindi figurati, abbiamo girato tutto il mondo per fare consulenze. Michael era in California e probabilmente andrà in Australia di nuovo. Io sono a Como, secondo te vabbè, Zurigo per una consulenza. Leonardo Bardi, ciao Giova, potresti dire la T dell'impasto quando lo tiri fuori. È finito. E siamo a 23. 23,3. Si vede? È al contrario. Tu parti dall'acqua o dalla farina? Giovanni, si parte praticamente sempre dalla farina, tranne esigenze su prodotti particolari. La pagina Facebook sta letteralmente esplodendo, quindi abbiamo un sacco di contatti nuovi, secondo me alcuni magari non ci conoscono ancora benissimo, quindi dai, anche queste domande sono perdonate. Esatto, aspettate Axel. Manu, scrivimi in privato che sei un nostro corsista e voglio darti servizio di un certo tipo. Scrivimi una mail che ti rispondo lì.
Esatto, si parte, partite dal sale per impastare. Dal sale, ma sale rosa dell'Himalaya, se no. Va bene, dai, tiriamo fuori questo impasto. L'ho messo, sì, l'ho messo, mamma mia, c'ho gli svarioni tanto su strada. Allora, giriamo di qua, videocamera, giriamo la videocamera, e una, e via. Instagram, giriamo anche Instagram, e via. Ok. Si vede, ragazzi, sì. Sì. Ok, si vede, vediamo. Lo so che dipende dalla forma dell'impastatrice per fare formare subito la struttura dell'impasto. No, Costantino, mi sa che non sei proprio una cippa di niente. Allora. Non è che dipende dall'impastatrice, eh. Non dipende dall'impastatrice, Giovanni. Poi. Ok. Com'è? Ci siamo? È lui? È lui o non è lui? Certo che è lui. Ho fatto un 82, mi sembra, un 82-83 qui oggi. Che ho visto che comunque assorbono queste farine. Quindi... Vediamo per bene il piano. Mirko, ma tu non mi dovevi... Posso usare il sale dolce di Cervia? Beh, figa, tu per forza devi usarlo di Cervia. Ma tu non hai detto che mi dovevi smaronare su una domanda, non so di che cosa. Cos'è che mi dovevi chiedere, Mirko? Olè! Prendiamo la nostra scatoletta, il nostro foglietto. Olè. Che bellino. Poesia. Tra l'altro, come state da quelle parti, Savoia? Ve la siete scampata o avete avuto guai? Bel disastro, eh? Vogliamo fa. Sono 30 anni che lo diciamo, 30 anni che lo dicevamo, anzi usiamo l'imperfetto. Ma posso continuare a dirvelo anche se mi occupo di altro. Adesso. Ma sti coperchi non reggono più, sono distrutti col tempo. Ok, qualche domanda, signori? Ah, ma no, era una cavolata, è Michael che l'ha caricata.
No, poi ti chiederò, adesso sono appena rientrato a casa dopo 3 giorni di sfollamento. Figa, lo sapevo. È un casino, ragazzi. Un casino, un casino, un casino. Avevo 20 anni. Avevo 20 anni. Scusate, non 20, 23. Ho iniziato a lavorare nelle scuole, facendo corsi di meteorologia, climatologia, divulgazione scientifica varia, no? E quando ci chiedevano proprio, si faceva la parte riguardante il clima, no? Ci chiedevano, ma quali saranno le possibili evoluzioni future? Già 20-25 anni fa, quello che si diceva era: il clima andrà gradualmente verso un riscaldamento, anzi non gradualmente, purtroppo la faccenda è stata molto accelerata, e dal punto di vista dei regimi pluviometrici, dei regimi precipitativi, avremo probabilmente lunghi periodi di siccità, anche episodi di secco forte dovuto alla presenza degli anticicloni, alternati da fenomeni che diventeranno più intensi a causa della maggiore energia in gioco. Lo si sapeva 20 anni fa. 20 anni fa, ma di più, 25 almeno. E sostanzialmente si è sempre fatto finta che non fosse così, perché ovviamente investire in questo è un investimento a lungo termine, quindi non viene visto come un qualcosa che ti può creare consenso nell'immediato. Però ormai ci siamo davanti, ci siamo davanti. La Romagna e l'Emilia hanno visto nel giro di 15 giorni due eventi di portata con tempi di ritorno secolare. E ci siamo dentro, lo sapevamo benissimo. Uno dei motivi per cui io ho lasciato anche tutto quello che facevo fino a 10-15 anni fa è perché sono una persona che ha una grande propensione alla praticità. E per anni a dover dire cose che sostanzialmente non venivano cagate di striscio, dopo un po' mi lasciava anche molto insoddisfatto. E quindi lo si sapeva. Mi spiace, Mirko. Un abbraccio, casino. Giova, quanto viene un'impastatrice come la tua? Non lo so. 1100 viene negli anni adesso? Non lo so. Dovresti chiedere gli anni. Qualcuno vuol partecipare in Instagram con me? Questo corso ancora non l'ho comprato. Pietro, molto male. Ma devi venire a farlo qui da me, dai. Ho provato diverse volte, anche con i tuoi suggerimenti gratuiti del web, ma con la planetaria è una fatica cane con l'idratazione. Vengono degli impasti che sono semolino, un casino da cuocere. E qualche consiglio? Qualche trucchetto? Corso di teglia. ci sono... nel corso di teglia vi abbiamo messo... Minchia ragazzi, c'ho un mal di schiena, oggi sono conciato. Vorrei tornarmene in vacanza. Vabbè. Fatemi sedere. Oh! Belin, ne ho comprato tre di corsi. Uè, Terziano, ma allora come la mando avanti la baracca qua? No, ti volevo dire, porca bestia, che palle girare tutti sti cosi. dicevo, nel corso di Telia vi abbiamo proprio messo, nonostante tutto, l'impasto anche a mano per darvi qualche tecnica che vi può tornare utile per incordare. Poi sai, Pietro, corso di bucata si è ripagato 5 volte. Corso di bucata clamoroso. Come si dice, c'è anche da dire che poi con la planetaria dipende molto anche da planetaria e planetaria. Alcune lavorano bene, alcune effettivamente sono una rottura di balle clamorosa, Pietro. Ma una tua consulenza quanto costa, Giovanni? Tantissimo, tantissimo. www.fodemi.it trovi tutto, omonimo, e tutti quanti. Giovanna, Manitoba di 350 W, quanto può stare a girare in un'impastatrice? Ma perché mi fai questa domanda, impizzato? Ti risponderei che te frega quanto può stare a girare. Se tu hai lo strumento giusto, e sai fare il prodotto che devi fare,
L'impastatrice deve girare il tempo che deve girare. Perché dovresti aver bisogno di sapere quanto può girare la macchina in impastatrice? A parte che non è neanche il doppio V, ma la stabilità che devi andare a vedere. Ma poi che te frega? Ma una volta che prendi una farina forte, attuale, moderna, possono stare in macchina senza problemi, quello che serve per lavorarci. E ragazzi, ad esempio, scusa, adesso parlando mi viene, vedi Pietro, anche Michele ha un problema come il tuo con la planetaria, che purtroppo è una planetaria che non gli incorda proprio una cippa di niente. Quindi a volte con le planetarie a volte si può far fatica. Non è detto, non è scontato, però purtroppo con alcuni, magari alcuni modelli può succedere. Quindi volevo dire, allora, qualsiasi farina forte ormai che è fatta per avere forza elevata, lavorare, eccetera, può resistere anche 45 minuti in braccia tuffanti per fare il panettone. Ma che te frega? Tanto una farina forte per fare una teglia romana, se è lo strumento giusto devi impastare, deve stare in macchina 15 minuti, perché ti interessa quanto magari in più può fare? Capito? Poi non solo, attenzione a chiamare Manitoba, cioè da dove dipende il chiamare Manitoba le farine, ragazzi? Dipende dal fatto che le prime farine forti che sono arrivate in Italia erano quelle dei grani esteri, derivanti da grani esteri, soprattutto dal Manitoba. Il Manitoba è una zona del Canada che, dove viene prodotto un grano tenero che sia per ragioni genetiche sia per ragioni climatiche, sviluppa parecchie proteine. Quali sono queste ragioni climatiche? Il grano, se noi lo mettiamo in climi continentali, sviluppa bene proteine, cioè si fa delle belle estati caldine e secche e inverni freddi. Sviluppa proteine e quindi anche per questo il grano Manitoba ha alte proteine. Cos'è successo? Per col passare del tempo, le farine forti esistenti non è che derivavano solo dal grano Manitoba, ma è rimasto come modo di dire comune chiamare Manitoba ogni farina forte, anche se non è grano Manitoba, ma è Bologna. Noi in Italia abbiamo il Bologna che è un grano tenero forte, ad esempio. Quindi ecco perché ancora si dice Manitoba per intendere un tipo di farina forte, anche se non è fatta per forza da grano Manitoba. Forse una cazzata, ma ho preso da poco delle teglie 15x40 e mi fanno impazzire. Eh sì, sono fighe, hai fatto bene, sono carine. Passate una spirale, ho fatto un grosso sacrificio, ma ne vale la pena. Con la planetaria devi controllare tutto il tempo che non esca l'impasto, se fa un chilo di ferie, eccetera. È così. Gian Edoardo. Eh sì, anch'io ho problemi, sto mettendo da parte i soldi per prendere una bella spirale, ci sta. Pasatici fare una svolta, eh sì, perché superi 15 minuti o la grilletta non è il top. Ragazzi, sappiamo che la grilletta ha dei problemi, lo sappiamo. Non impasta come una Summixon negli anni, è inutile star qua a menarla così. Fabio Raduan, se volete fare il salto di qualità prendete una spirale, altrimenti starete sempre a lottare e complicarvi la vita con gli impasti. Ragazzi, non credete a chi vi dice: ma sì, la planetaria è come la spirale, dovete saperla usare. Ma porca puttana, è come se vi dicessi: le scarpe da tennis sono come le scarpe da trekking, basta saperle usare. Non è proprio così, non è proprio così. Cioè, se sai cosa fare, è ovvio che puoi tirarne fuori il meglio. È ovvio che è così. Ma non è la stessa cosa, ok? Soprattutto per quelle domestiche, soprattutto per quelle più piccole. Perché? Perché il movimento planetario di quelle piccole, soprattutto di alcune, è un movimento planetario molto stretto. E il glutine è formato dall'unione di acqua, farina ed energia meccanica. Ma questa energia meccanica deve essere trasferita per fare in modo di arrotolare per bene gliadine e glutenine. Questo rende efficace l'impastamento. Se il lavoro meccanico è sinteticamente sbatacchiare, è ovvio che non create glutine nella maniera migliore possibile. Ed è questo è quello che succede nelle planetarie piccole. Tutto qui. Poi è ovvio che con la planetaria si possono fare degli ottimi impasti se la planetaria è giusta, se la sai usare, se hai i ganci giusti, se hai delle planetarie professionali, perché quando le planetarie sono già più grosse,
Il movimento planetario più ampio, la planetaria più robusta, incorda meglio. Quindi tentiamo sempre di essere razionali. Razionali. Ogni volta che sentite cose troppo cacciarone, troppo semplici, troppo buttate lì, in genere sono boiate. Quindi quando sentite, vabbè, la planetaria ci fa gli stessi impasti con la spirale, basta saperle usare, è una frase buttata lì. È ovvio che si può far cose egregie, e se sapete usare bene una planetaria e male una spirale, probabilmente fate un impasto migliore con la planetaria che con la spirale. Ma dovete vedere nella maniera più intelligente possibile questo aspetto. Spero sia chiaro. Perché poi con social si vede di tutto e magari la gente inizia pure a pensare che ma sì, tanto con la planetaria posso impastare tanto quanto con la spirale. Cioè, vedetela più in profondità. Ok? Passatrice F1... forno l'ho preso a fine anno, in passato comunque se vi fate il corso di bucata impastate a mano e viene bene uguale. Beh sì, giusto Pietro, corso per bucate e potete fare impasto anche a mano, anche tonda romana potrete farlo a mano praticamente, e teglia romana ci sono le modalità volendo anche a mano. Pietro, nel corso le spieghiamo, è una parte fondamentale del corso, non posso spoilerartela, ma nell'impasto anche nel corso di teglia e pala abbiamo una modalità di impasto a mano, un processo tale che serve a ottimizzare un po' tutto l'ambaradà. Aspettate che attacco il caricatore di qua, se non mi finisce il cellulare. Va bene, ci faccio una pensata. Scrivimi che ti faccio uno scontone. Ti faccio un super sconto, Pietro. Ma poi lo vieni a far da me, cioè tu lo vieni a far da me, che cavolo. Lo prendi, tutta la parte, poi lo vieni anche a far da me. Rosanna, ciao Laura, ciao. A quando il processo per la low carb? Vedo che tutti ormai hanno farine, low carb, eccetera, eccetera. Noi non faremo questo tipo di cose, perché secondo me è una maniera di, purtroppo, per visto che il nostro lavoro è fare formazione, ok? Non è vendere pizze. Per me è una maniera sbagliata di farvi concepire le cose, ok? Per me è una maniera sbagliata di farvi concepire le cose, perché non sono razionalmente giuste con quello che bisogna fare, e poi si hanno distorsioni di tutto, lo sapete, io non è così. Quindi rispetto per tutti, per il lavoro soprattutto, chi lavora sempre sempre rispetto, ma noi facciamo formazione, e quando si fa formazione si fa un'altra cosa, si fanno cose diverse, e quindi così si parte dal vino, si, da Ligure lo sconto arriva al cuore. Ma dai, lo karma farcita con 15 formaggi, panna e guanciale, ho visto, mi è capitato sotto gli occhi un video di TikTok di un ragazzo, 170.000 follower, tra l'altro i soliti che fanno food porn, la mia, il cibo, la Puglia, il food porn pugliese, Ligure, Campania, tutte quelle robe lì. Questo andava in una pizzeria e faceva una pizza zero, che lui diceva zero carboidrati, che ovviamente è impossibile, con sopra prosciutto, speck, insomma un video intero di ubriacatura mentale. Una pizza zero carb che non può essere zero carb, che non si capisce tra l'altro perché dovrebbe essere zero carb, condita ovviamente, ben condita, una roba che tu dici ma perché? Perché? Perché la società moderna porta ad utilizzare le competenze per le stronzate invece che per fare le cose fatte bene? Ma completamente, un video di un minuto nel nonsense più totale. Ma qual è il problema? È che noi facciamo formazione, e io da formatore, quando vedo un ragazzo seguito da 180.000 persone, questo ragazzino giovanissimo che fa vedere tutto il food porn pugliese, mi sembra, non so chi fosse, che era evidentemente convinto che la pizza che gli stava facendo sto pizzaiolo pugliese, penso, era a zero carboidrati, che ovviamente non è possibile,
Forse anche solo per i condimenti che c'era, c'era la mozzarella, c'era il prosciutto, le robe, il basilico, le verdure, quindi potrebbe essere. Quindi lui era convinto che era zero carbo, ma non lo è. Ma era esaltato perché è entrato nella pizzeria. Voi pensate queste cose cosa scatenano nella testa della gente? È entrato nella pizzeria, parlava col pizzaiolo: ma questa pizza è veramente zero carbo? Sì. E allora lui diceva: bene, così posso mangiarne di più. Voi capite che queste robe creano una distorsione mentale devastante. Devastante. Il problema è che questo ragazzo, giovanissimo, fu popolo, è seguito da 180.000 persone. No, qua, in media le persone hanno pochi strumenti intellettivi per capire quello che gli passa davanti. L'analfabetismo funzionale in Italia, tra l'altro, è elevatissimo, i titoli di livello di studio è bassissimo, i minimi europei, tutte cose che sappiamo. E quindi si genera, no, un circuito di cagate. Cazzo, io l'ho visto e ho detto: ma porca miseria, ma cosa viene fuori? Cosa di buono può venire fuori da questo video che ho appena visto? Cosa? Cosa? Boh. Se lo trovo, lo riposto. È un ragazzo, una roba pugliese. Sapete che ormai ci sono i food porn di tutte le regioni, perché questi che tutti food blogger tutti che fanno i food blogger, questo è tipo avere un food blog, una roba del genere. Quindi vanno in giro nelle pizzerie, nei ristoranti a dire cose. Ma io vorrei sapere: ma che competenze, ma avete mai fatto una pizza? Ma di cosa parlate? Avete competenze per poter dire questo è buono, questo non è buono, quello serve, quello non serve? Food blogger ovunque, stiamo utilizzando la meraviglia del progresso tecnologico, umano e sociale per farne merda. Stiamo utilizzando i sacrifici, il lavoro, tutto quello che gli esseri umani hanno fatto negli ultimi, soprattutto centinaia di anni, per mandarlo nella merda. A me mi manda i pazzi. A me mi. Parlavo di analfabetismo, a me manda i pazzi. Io ci scherzo logicamente, però da medico, quando vedo questo, mi viene una tristezza unica. Ma guarda, l'alveolo, quindi sei medico, io ti manderei il link a sto video. Questo qua che entra in sta pizzeria, questo gli dice che la pizza è zero carbo, ovviamente impossibile, ma anche fosse meno non cambierebbe il discorso. E quindi la sua risposta è dire: bello davanti al monitor, che bello, vuol dire che ce ne possiamo mangiare di più. Che cazzo dici? Cosa dici? Un pippone ogni tanto lo devo menare, no? Quindi è così. Avete qualche altra domanda? Ciao Maggio Cri, grazie. Avete qualche domanda, ragazzi? Allora, io domani faccio Arenato. Voleva vedere una rossa e una bianca. Facciamo una rossa e una margherita, ovviamente. Come bianca, volevo fargli un crostino, però mi ha chiesto proprio di vedere l'impasto senza pomodoro, quindi un po' più asciutto. Allora il crostino rimane un po' più umido. E allora gli faccio lo stesso condimento che ho fatto ieri con Mirko, che è buonissimo. Provatelo, ragazzi. Patata lessa, zucchina al julienne saltata nel burro, saltata leggermente, precotta, e poi cipolla e pecorino giovane. È una vegetariana pazzesca. Provate. Domani la vedrete, perché ovviamente faccio sempre i video dei corsi, ve la faccio vedere. Come la trattate? La patata lessa, mi raccomando, non sbriciolate, cioè non fatela cuocere troppo, mi raccomando, che tanto poi si ricuoce con la pizza. Voi fate base bianca, poi li mettete la patatina lessa, mettete un po' di fior di latte sotto, pochissimo. La patatina lessa, pezzettini, un po' sbriciolata, poi li mettete la zucchina che avevate saltato. Poi li mettete a cipolla e fate andare olio, sale, pepe, va in cottura dall'inizio. Poi in uscita fate fare un bel pecorino giovane, tipo brigante, una roba del genere. 2 minutini, viene una pizza clamorosa, veramente clamorosa. Se poi volete fare gli strafighi e quindi ci manca il tocco di acido, gli mettete qualche nota acida di qualcosa, di un limone, di un olio al limone, insomma. Però come base è veramente strabuona, provatela e fatemi sapere come viene. Mi raccomando, altro consiglio, quando usate cipolla in cottura dall'inizio, e vale sia per la genovese
Sì, anche per una teglia romana, se ci deve cuocere la cipolla dall'inizio. Non usate mai cipolle delicate, mi raccomando, non fate i fighetti a sproposito. Ciao Pasquale e Mortella. Non fate i fighetti a sproposito. La cipolla di Tropea, il cipollotto di Tropea è delicato perché c'è tanta acqua e poco sapore. Ecco perché è delicato. Se voi li piantate un quarto d'ora di cottura in forno, non rimane niente. Andate a mangiare erba che sa di acqua. Quindi tutte le volte che dovete fare prodotti con la cipolla dall'inizio, mi raccomando, cipolla cattiva. Quindi usate la dorata o la bianca, se avete bianche cattive, cioè belle piccanti, belle saporite. Perché? Perché in 15 minuti di cottura, 10-15, temperature comunque che superano, diciamo, da focaccia a teglia romana, tra 250, 240 e 300, diciamo così, perdono tutta quella potenza di sapore, perdono la piccantezza, perdono l'asprezza e diventano dolcissime. Quindi quando dovete usarle in quel modo, mi raccomando, usate, quando dovete cuocere, usate cipolle forti, perché se no non vi rimane niente. Le cipolle delicate, tipo adesso è anche periodo, la tropea è delicata, è buona da mangiare, cruda. Domanda a cui non trovo una vera risposta soddisfacente. Perché nella focaccia è preferibile usare una teglia in ferro alluminiato rispetto al ferro blu, oltre al fatto del discorso pulizia? Lo sai che qui trovi qualsiasi domanda. Allora, innanzitutto, ragazzi, conduce meglio il calore, l'alluminio e il ferro. Adesso però mi rispondete in tempo reale. Conduce meglio il calore, l'alluminio o il ferro? Dai, non andate a cercare su Google, oppure sì, andate. Mica tutti potete essere ingegneri. Conduce meglio il calore, l'alluminio o il ferro? Dai, rispondete! Bravi. Giacomo, whatever, Pilati, Giacomo, Pasquale, l'alluminio. L'alluminio conduce meglio il calore. E perché diavolo allora si usa il ferro? Non ve lo siete mai chiesto? Se l'alluminio conduce meglio il calore, perché si usa il ferro? Dai, rispondete anche a questo. Io aspetto. Perché se l'alluminio conduce meglio il calore, si usa il ferro? Ah, tu a Luigi produci alluminio fuso? Dai, dai, vediamo cosa ha scritto. Vediamo, io aspetto, perché se l'alluminio conduce meglio il calore, per le teglie, parliamo di romana, si usa meglio il ferro. Allora, ragazzi, perché sostanzialmente? Cosa vuol dire shock termico, Varlas? Ah, lavori in una fonderia d'alluminio, quindi allora c'è d'agostino.luigi.940 che se dico una stronzata, qui mi rovina, quindi se dico una stronzata, correggimi, mi corrigerete, come disse il Papa. Allora, cosa succede? L'alluminio lavora, conduce il calore meglio del ferro. Qual è il problema però dell'alluminio? È molto più malleabile, molto più flessibile. Poi la conduzione termica ovviamente lavora anche sulla sezione del metallo. Quindi adesso non mi ricordo esattamente l'unità di misura, ma è un'unità di misura che tiene anche in considerazione quanto è spesso il materiale, perché bisogna fare la conduzione a parità di spesso, diciamo di massa del materiale. Cosa succede? Che l'alluminio non potete usarlo quasi mai a parità di spessore del ferro, perché soprattutto se lo buttate in un forno a 4, con la pietra a 400 gradi è bello mollino, quindi generalmente si fa più spesso. E se mettete assieme, e visto che l'alluminio costa molto di più, mettendo assieme tutte queste cose si è usato il ferro perché? Perché il calore più o meno lo conduce, perché è molto robusto. E quindi è il motivo per cui è sempre stato usato il ferro rispetto all'alluminio. Ok? Per la focaccia, che cosa succede? Che si usano. Ho detto stronzate d'Agostino? Se ho detto stronzate di me. No, come cazzo ti chiami? Costinic? Agostino Luigi, d'Agostino Luigi. Quindi per tutti questi motivi si è sempre usato più il ferro. È più pratico, costa meno e quando tra l'altro è. Ben
bruciato, ben, diciamo, seared, quel cacchio che è anche molto resistente, ok? Che cosa succede però? Che tutti voi che avete provato ad usare quella stessa teglia in ferro per far lievitare dentro qualcosa, avete notato che spesso tende ad attaccare, un pochettino. Ed il ferro è meno malleabile se è un professore in tutto, grazie Luigi. Ma perché arrivo da altri campi della vita, adesso tutti vogliono fare i consulenti, ma la vita precedente decide anche le cose che puoi sapere, no? Comunque. Tende un po' ad attaccare. L'alluminio si presta meglio a prodotti che ci devono lievitare dentro. E se prendete un ferro alluminato, cioè un'anima di ferro rivestito di alluminio, che cosa avete? Avete la rigidità del ferro, la robustezza del ferro, con la capacità pratica in cucina dell'alluminio. Perché poi una teglia di quel tipo la buttate tranquillamente in lavastoviglie e tutti i benefici che conoscete. Ecco perché la focaccia, derivando un po' più magari dalla ristorazione che dalla panetteria usa l'alluminio o il ferro alluminato, invece la classica teglia romana che è proprio roba da panetteria, pizzeria dura e cruda, veniva usato il ferro. Per questo motivo. Poi, mamma quante domande, mi sto perdendo. Ti ho risposto l'alveolo, sei contento? Il motivo è questo qua. Poi ragazzi c'è un altro problema, Ripeto, l'alluminio o il ferro alluminato lo si lava, anche lavastoviglie, vada via chat, è molto igienico. E ragazzi, come dico sempre, il ferro, cioè prima o poi impediranno di usarlo. Perché voi sapete che non è che possiamo mettere le teglie in ferro nella lavastoviglie. Tende a far facilmente la ruggine, tende anche a perdere pezzi della crosta che gli viene fatta durante la bruciatura. Io non so quanto potrà ancora durare senza che ci siano leggi specifiche il ferro per le pizze. E useremo a quel punto l'alluminio, ferro alluminato per tutto, si faranno degli spessori che lavorano meglio e basta, buonanotte al secchio. Sei il top indiscusso. Sei tu che lo dici, sei tu che lo dici. Ok, ragazzi, sono 52 minuti. Va bene, signori. Allora, vi saluto, fate i bravi. Un po' di aggiornamenti su Foodemy. Come avete visto, siamo partiti ufficialmente con l'ampliamento dei servizi che può offrire la società, l'azienda, la Foodemy SRL. Quindi tutti quelli che vogliono fare anche aperture di locali, d'ora in avanti avranno anche il servizio immobiliare e il servizio marketing. Lavoriamo assieme a Gruppo 3, andateli a cercare, sono dei ragazzi bravissimi di Milano. E poi per il marketing ovviamente ce ne occupiamo noi. Vi ricordo che Michael è un grande pizzaiolo, ma è laureato in marketing a Londra, quindi insomma le competenze ci sono. Quindi siamo partiti con questo nuovo progetto che nessuno fa, nessuno si occupa di fare cose di questo tipo, siamo anche qui i primi, ne siamo molto felici, quindi tutti i professionisti che vogliono dedicarsi a queste cose, sappiate che anche in questo troverete una risposta in fondo. Poi, nel giro di una decina di giorni si esce con la tonda romana, all'inizio avremo sicuramente un'offerta, pagamenti rateali anche su quello, ormai i pagamenti rateali sono su tutto, poi ne è stato uscire il pane, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, non ci si ferma mai. Poi ci sarebbero altre novità veramente grosse, ma vediamo se andranno in porto. Va bene, signori, fatti bravi, buona giornata, buon lavoro a tutti, un grande abbraccio e vi saluto.